Buongiorno a tutti ragazzi, anzi, buon pomeriggio. Ci siamo già visti questa mattina per un contenuto inerente a Paul Pogba. Abbiamo degli aggiornamenti e quindi cercheremo di entrare nel merito e poi ci sono degli aggiornamenti anche sul fronte Leonardo Bonucci. Diciamo che in questa pausa nazionale non siamo stati per niente tranquilli, non ci siamo rilassati, anzi, il mondo bianconero è sempre il centro nevralgico di una serie di eventi e di discussioni che, ahimè, vanno sempre in più direzione extracampo piuttosto che campo. Partiamo da Bonucci. Partiamo da Bonucci perché è ufficiale, Leonardo Bonucci farà causa alla Juventus, ci sarà quindi questa azione legale nei confronti della sua ex società perché Bonucci pensa che alla Juventus abbiano creato un danno nei confronti della sua carriera. Ora, sapete bene che io sia sul fronte Bonucci che sul fronte Pogba ci vado un po' con le mani ben nascoste, ma non perché non voglia sporcarmele, quanto più perché secondo me non abbiamo elementi a disposizione. Come vi dicevo oggi, aspettiamo anche le controanalisi di Pogba prima di dare un giudizio definitivo su quella singola questione, poiché il fatto che tutto quello che è stato il Pogba 2.0 mi abbia deluso, beh, quello è un dato di fatto. Sulla singola questione aspettiamo le controanalisi e vediamo come poi Pogba riuscirà a giustificare questa roba, anche se abbiamo già dei primi aggiornamenti e non sono per niente incoraggianti, ne parliamo nella seconda parte del video. E sulla questione Bonucci avevo detto che mi dispiace, anzi mi dispiaceva, tuttora mi dispiace, ma principalmente mi dispiaceva di leggere che la storia tra Bonucci e la Juventus era arrivata a una conclusione così fredda, così distaccata, perché comunque quella tra la Juventus e Bonucci è stata una storia lunga, una storia di successi, è stata una storia di un certo livello. E vi dicevo anche che non avevamo abbastanza elementi a disposizione per capire cosa poteva essere accaduto. Successivamente, infatti, era venuto fuori che comunque la Juventus avesse detto a Bonucci chiaro e tondo: questo sarà il tuo ultimo anno e quindi trovati un'altra squadra, o comunque, se lo desideri, ci sarà la possibilità di avere una sorta di passerella come è stato per Chiellini durante l'addio, come è stato per Buffon, come è stato per Del Piero. Bonucci avrebbe rifiutato, sempre secondo queste ricostruzioni, questa passerella, consapevole del fatto che comunque lui alla Juventus ci sarebbe stato un altro anno. E diciamoci la verità, da una parte si capisca le ragioni di Bonucci, dall'altra si capisca le ragioni della Juventus. Non è mai facile dirsi addio, però io sono anche dell'idea che la Juventus in questo caso si sia mossa molto bene e che abbia guardato più che altro l'interesse sportivo e anche economico, perché Bonucci aveva un ingaggio importante. Certo, ci vuole sempre riconoscenza per giocatori che hanno scritto la storia, hanno scritto pagine importanti della storia del club come Bonucci, ma allo stesso tempo la Juventus non può essere un club che vive di riconoscenza. Sarebbe stupido, sarebbe anche antisportivo, perché comunque dobbiamo sempre guardare il meglio. E Bonucci negli ultimi anni è sempre stato un giocatore che tra un problema, un altro, un po' di rendimento, l'età che avanzava, beh, non era più in grado di offrire le stesse prestazioni che aveva offerto in passato. Quindi Bonucci era diventato una sorta di caso all'interno della Juve. Poi credo che ci sia tutto il diritto del mondo da parte di Juventus di dire: guarda Leonardo, guardati intorno, perché ci piacerebbe cederti, perché ci piacerebbe un certo tipo di percorso differente. Poi lui aveva un altro anno di contratto, sarebbe potuto rimanere alla Juventus, alla fine è partito direzione Bundesliga. Quello che è successo in mezzo noi non lo possiamo sapere e appunto lo vedremo nelle aule dei tribunali, perché Bonucci farà causa alla Juve, tutto il ricavato da questa eventuale causa verrà devoluto in beneficenza. Io credo che sia un'arma a doppio taglio, perché da un certo punto di vista cerchi di tirarti dalla tua tutta la questione di dire: beh, però almeno la beneficenza, dall'altra è fare beneficenza, ma attraverso una causa personale, perché Bonucci, non prendiamoci in giro, questa causa nei confronti della Juventus non la fa per fare beneficenza, la fa perché c'è un interesse personale, perché semplicemente se no avrebbe fatto beneficenza andando a donare parte del suo stipendio, come avrà sicuramente già fatto in passato. Però io questa la vedo sì una cosa nobile da una parte, ma dall'altra anche, parliamoci terra terra, una sorta di paraculata per tirarsi i consensi, dato che comunque è un'azione impopolare. E io devo dirvi la verità, da tifoso della Juventus non sono per niente contento di vedere che quello che è stato il capitano della Juve nell'ultima stagione, comunque un giocatore della Juventus per 10 anni, vada a fare causa alla Juve per un ultimo anno di contratto dopo tanti anni trascorsi insieme. Ecco, questa è una cosa che sinceramente faccio fatica a digerire e che da tifoso, perché poi bisogna anche
ritornare sulla terra e valutare quelle che sono le nostre posizioni. Io sono un tifoso della Juventus e sentire che un ex giocatore della Juve, che è rimasto tanti anni a Torino, vestito tanti anni la maglia della Juve, la fascia della Juve, vinto tanti trofei, alla fine fa causa alla Juventus, può essere successo quello che può essere successo. Però mi pare anche di ricordare che nel momento in cui Bonucci ha espresso la sua volontà di allontanarsi dalla Juve non ci siano state tante problematiche di mezzo e sia stato dato la possibilità a Bonucci di lasciare la Juventus per andare al Milan. Perché in quell'occasione Bonucci aveva necessità di lasciare la Juve, in questa occasione la Juve ha chiesto a Bonucci di andarsene. Sembra quasi che da una parte poi la Juventus sia il lupo cattivo e dall'altra Bonucci la pecorella in difesa. E quindi se vi dicevo sì, mi dispiace che sia finita così, mi dispiace ancora di più che sia finita così. E quindi se prima potevo provare un po' di empatia nei confronti di un Bonucci messo alla porta anche di fronte all'ultimo anno di contratto, devo dire la verità, questa azione di Bonucci nei confronti della Juve, rimane il fatto che non sappiamo i dettagli, però da tifoso mi fa storcere il naso e mi fa salire un certo fastidio, perché comunque la Juve non sta passando dei giorni, non solo ieri le voci di accessione del club smentite da Exor, poi il discorso di Pogba, ora quello di Bonucci, ma veniamo fuori da un terremoto societario che ha portato all'uscita di un CDA precedente, da delle penalizzazioni sul campo che hanno portato a un ridimensionamento chiave mercato e da anni, perché poi la cosa più importante è quella lì, che a livello sportivo la Juventus non andava a raccogliere quello che doveva raccogliere la Juve. Quindi è una serie di elementi che si incastra in un quadro non proprio delizioso per quanto riguarda la Juve. Su Twitter il buon Alex Campanelli ha pubblicato questa prima pagina di Tutto Sport della scorsa estate e avevo piacere a riproporla, perché fa male, fa molto male vedere come nel giro di 12 mesi, forse 12 e mezzo, esagerare proprio, 13, abbiamo in prima pagina Bonucci che dice sì, è una Juve da Champions, l'Europa in due anni per completare il percorso dopo aver vinto tutto in Italia, io capitano finalmente, ma mi sentivo già leader, Bremer il top, Di Maria fortissimo, a Pogba ho detto, a Manchester, non eri tu. E Allegri che dice, lo scudetto è un dovere. Questa prima pagina è invecchiata malissimo, davvero da un anno a questa parte è invecchiata in una maniera devastante, perché in Champions la Juve nemmeno c'è, dopo essere uscita ai gironi con soltanto 3 punti conquistato, la più grande fallimento nella storia europea della Juventus in Champions. E poi Bonucci capitano, che non l'è più. Bremer il top è l'unica cosa che è rimasta, anche se lo stesso Bremer, l'abbiamo visto, non è partito benissimo quest'anno. Di Maria fortissimo, certo, ma già non è più un giocatore della Juventus. A Pogba ha detto, a Manchester non eri tu. Beh, quello di Torino non è migliorato. E lo scudetto l'anno scorso non l'abbiamo vinto, e quest'anno più che di dovere si parla di sogno, e gli obiettivi sono decisamente altri. È lo stesso Allegri che ce l'ha detto in più di un'occasione. Quindi fa male. Fa molto male vedere che anno dopo anno, stagione dopo stagione, cose invece che migliorare semplicemente vadano a peggiorare. Vadano a peggiorare dentro il campo, vadano a peggiorare fuori dal campo, e che in questo momento il tifoso della Juventus sia un po' confuso perché non capisce esattamente dove sta andando. E come vi dicevo prima, sul fronte Pogba abbiamo sì delle novità, ma non sono delle grandissime novità, perché a quanto pare, come riportato da Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe stata tutta colpa di un integratore consigliato da un medico amico estraneo alla Juventus e che Pogba avrebbe contattato quando erano in America, dato che lì ci sono regole differenti rispetto al doping, e quindi Pogba avrebbe comunque assunto questo integratore, questo farmaco che in Italia a quanto pare è proibito proprio perché ci sono regolamenti diversi, e quindi anche in attesa di quelle che potranno essere le controanalisi, se questa teoria, se questa fonte verrà confermata, Pogba rischia un lungo stop. Già in questo momento è stato sospeso, non può nemmeno allenarsi, quindi è fermo, non può svolgere la carriera, la vita d'atleta quotidiana, e deve soltanto aspettare. Sta preparando lui e Raffaella Pimenta una linea difensiva, però Pogba rischia grosso su due fronti. Uno, dal punto di vista di una squalifica, perché il massimo della squalifica è di 4 anni. E in seconda battuta, perché la Juventus in questo caso può seriamente valutare la rescissione del contratto. Ora, io oggi vi dicevo che sono stato deluso da Pogba, ma nel video di oggi ve lo ribadivo un'altra volta,
non è soltanto questa questione, è l'insieme di tutto quello che è stato il Pogba 2.0. Io non sono nemmeno mai arrivato a richiedere la rescissione. Io credo che quello sarebbe qualcosa di veramente estremo. Se poi la Juventus deciderà di rescindere il contratto, avrà sicuramente le sue buone ragioni, che io in questo momento non conosco e che noi tifosi in questo momento non conosciamo. Se la Juventus arriverà a prendere una decisione così drastica, avranno sicuramente le loro buone ragioni. Io questo no. Però non sono qui a chiedere la rescissione del contratto di Pogba. Io sono semplicemente qua a dire che sono deluso. Sono qua a dire che sono deluso per quello che è stato il suo approccio, la sua superficialità, perché se davvero è andata in questo modo, se davvero questa è la lettura, è l'ennesimo caso di superficialità da parte di Pogba. È un professionista, è come dicevamo oggi, il più pagato della Juventus, il più pagato della Serie A, un giocatore che comunque ha uno status internazionale, ha vinto un mondiale, è un giocatore che ha fatto una finale di Champions League, un giocatore che era diventato un vero e proprio simbolo, un emblema, un giocatore che è stato il più pagato a livello di cessione nella storia della Juventus. Cioè, stiamo parlando del primo giocatore che passa, stiamo parlando di un giocatore che muove le masse, che muove le masse, e non può fare tutto con questa superficialità. Deve essere un professionista dentro e fuori dal campo. È una star, certo, è un calciatore, ma è anche una star, è un personaggio pubblico di spessore mondiale. Non può vivere la sua vita con questa superficialità. Cioè, se davvero è andata così, è qualcosa di gravissimo. È l'unica che poi alla fine ci rimette in tutta questa storia, la Juventus. Signore, la Juventus. Perché se Pogba è superficiale e i medici della Juve non sanno che Pogba prende questo integratore, Pogba nemmeno dice ai medici della Juve: guardate che sto prendendo questo integratore che mi ha consigliato un mio amico medico in America. Ma ci rimette la Juventus. Se la Juventus decide di non andare avanti con Bonucci, ci rimette la Juventus. Perché poi Bonucci le fa causa. Io ho sentito le parole di Rabiot ieri dell'intervista, lasciando stare il fatto che lui si è stupito del fatto che non è entrato nei primi 30 al Pallone d'Oro, ma Adrien, ma santo il Signore, è vero che sei arrivato secondo al Mondiale, ma hai capito che stagione è stata fatta dalla Juve? Certo, tu sei stato uno di quelli che ha fatto una stagione migliore, ma siamo usciti dalla Champions con 3 punti fatti contro il Maccabi dopo aver comunque perso dallo stesso Maccabi. Doppietta di Rabiot, ero allo stadio, in casa, ma ritorno mi ha perso da 0, ha fatto 3 punti in Europa League. Non l'abbiamo vinta, abbiamo fatto un percorso fino alla semifinale abbastanza tranquillo, poi siamo usciti. In Serie A non ne parliamo. Pallone d'oro io credo che sia riservato a dei giocatori che fanno delle stagioni decisamente più alte, decisamente più sopra le linee e in contesti più importanti. E la Champions va a impattare, per forza di cose che va a impattare. Poi ripeto, certo, è arrivato secondo al Mondiale, non è stato un trascinatore, è stato un titolare, certo, importantissimo, ma non un trascinatore. Lo stesso Camoranesi, Perrotta, Gattuso, non pare che Grosso, Zambrotta, mi pare che l'hanno vinto, l'hanno vinto il Mondiale, che si siano stupiti per le loro assenze nei primi 30 al Pallone d'Oro. Magari qualcuno c'era stato, non lo so, ma non credo tutti, non credo tutti. Però lo stesso Rabiot dice: rimango la Juve anche perché così posso preparare meglio l'europeo, le qualificazioni europee 2024, perché magari andando in un club che gioca in Europa, quindi 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, magari ho meno tempo per... Ma ragazzi, ma Bonucci, ma Pogba, ma Rabiot, ma quando è che ricominciamo a mettere la Juventus al centro del discorso? Perché io non... Cioè, se dentro lo stesso spogliatoio della Juventus sento i calciatori della Juventus, o comunque che sono stati della Juventus, che appena escono non si fanno problemi a far causa alla Juventus, che se sono dentro la Juventus ragionano questa superficialità, che se sono dentro la Juventus dico: guarda, io ho rinnovato perché comunque poi penso alla Francia. Di Maria l'anno scorso ha fatto i primi 6 mesi e non ci metteva la gamba perché doveva andare a giocare il Mondiale, l'ha vinto, ha fatto un mese, gennaio, che non lo prendevi, sembrava il calciatore migliore del mondo, e poi da febbraio in poi ancora in down. Ragazzi, quando è che ricominciamo a mettere la Juventus al centro del discorso? Ma tutti, tutti, dai dirigenti ai calciatori all'allenatore, perché i tifosi secondo me stanno dimostrando comunque il loro attaccamento alla Juve. Cioè, il fatto che anche sabato Juventus-Lazio sarà sold out, e nonostante il fatto che in questo momento ci sono dei problemi lato stadio, perché lo stadio è diventato un problema per la Juventus, è un problema, ma i tifosi comunque rispondono presente e ci vanno lo stesso di fronte a delle prospettive che non sono entusiasmanti. E ribadisco, né dentro né fuori dal campo.
rispetto a degli obiettivi che scalano di stagione in stagione, si va sempre più in basso, sempre più a ritrattare gli obiettivi. Ma quando è che i calciatori iniziano a mettere la Juventus al centro del discorso? Quando è che l'allenatore della Juventus inizia a dire sì, però la Juventus è una roba diversa, come diceva nel primo ciclo giustamente, e lì mi aveva fatto dire questo è un allenatore della Juventus? Perché bisogna anche parlare da Juventus, perché l'Allegri del primo ciclo parlava da vincente, parlava da Juventus. E se si dice bravo al primo Allegri, perché è stato bravo il primo Allegri, non bisogna nascondersi dietro un dito e non dire che questo Allegri qua invece non sta facendo come il primo Allegri, perché sennò si diventa incoerenti. Perché se si dice bravo al primo Allegri e si dice bravo comunque al secondo Allegri, allora non si sta valutando il lavoro, si sta valutando la simpatia e la persona. Ma quando è che tutto l'universo Juve tornerà a ragionare e a muoversi, a reagire da Juve? Perché sennò poi queste situazioni che vengono continuamente fuori, a maggior ragione quando ci sono le pause, quando c'è il calciomercato, diventano una cosa fissa, stabile, e se non c'è nemmeno più il campo ad aiutare a mascherare questo alone di difficoltà, il tifoso che sta rispondendo bene in un momento difficile, se poi arriva a stancarsi diventa un problema. E la cosa che mi dà più noia è che già in questo momento il tifoso che sta rispondendo bene e va allo stadio, quello che vediamo è un tifo occasionale, non è un tifo preparato. È un tifo energico nei momenti in cui la Juve attacca, è un tifo depresso nei momenti in cui la Juve ha una flessione. Cioè, come facciamo a non renderci conto dall'alto, perché io credo che ci siano dei professionisti seri dentro la Juventus, che ci sono tanti problemi. Ma più che altro io non credo che non se ne rendano conto, anzi io credo che se ne siano resi conto da un pezzo. Allora riformulo la domanda: come si fa a non intervenire per non risolvere neanche uno? Perché qui c'è un problema stadio, perché qui c'è un problema risultati, perché qui c'è un problema economico, perché qui c'è un problema di atteggiamento dei giocatori. Cioè, ci sono 4-5 problemi che sono impegnativi. Com'è possibile non risolverne neanche uno? Concludo con una cosa che ho scritto anche sui social. Essere tifosi di una squadra non significa che ogni cosa che faccia la squadra tu te la debba far andare bene. Cioè, se io oggi venissi qui davanti alla telecamera a dirvi: oh ragazzi, vabbè, Pogba squalificato, ma vabbè dai, fa lo stesso, facciamo che quando torna è a posto. Beh, Bonucci ci fa causa, ma sì dai, però è stato bravissimo in quei 10 anni, quindi può anche farcelo. Il tifo non c'è, vabbè dai, però sai, importante è che gli allenatore, sì dai, vabbè, fa lo stesso, anche se non vince lo scudetto ci penseremo l'anno prossimo. La dirigenza, ma sì dai, fa lo stesso, cioè al massimo rinnoviamo un altro, cioè, ci farei la figura del Barbagianni, la gente sotto i commenti verrebbe a dirmi: scusami, perché devo venire ad ascoltare delle cose che sono distaccate dalla realtà, delle cose che sono palesemente false. E allora non è che mettere in evidenza quelli che sono i limiti, i difetti, gli errori e fare delle critiche, muovere delle critiche se sono costruttive, non distruttive, non è che mi rende meno tifoso, o che ci rende meno tifosi, però bisogna imparare dagli errori. Io sono dell'idea che gli errori vadano fatti. Come fai a imparare se non sbagli mai? Però quando sbagli è giusto che ti dicano che sbagli, perché se quando sbagli ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono vai tranquillo, non è successo niente, tutto risolto, io sbaglio la seconda volta, sbaglio la terza, sbaglio la quarta, sbaglio la quinta, sbaglio la sesta e continuerò a sbagliare per sempre. L'importante è far passare i messaggi, l'importante è non mettersi qui e sparare a zero su tutto, l'importante non è prendere una linea e seguire sempre quella, l'importante è valutare quello che succede, valutare come si lavora e in base a quello formulare un'opinione, non aver mai paura anche di cambiare idea di fronte a quello che succede. Oggi un ragazzo mi ha scritto che la situazione di Pogba, io sono complice, perché l'anno scorso ho comprato la maglia di Pogba quando è tornato. No, amico mio, se Pogba in un anno che è tornato alla Juventus ha fatto una serie di errori, non è colpa mia che compro la maglia, è colpa di Pogba che è grande, maturo, maggiorenne, vaccinato e che ha assolutamente il comprendonio, lo dico un po' dialettale, il comprendonio, ha assolutamente la lucidità per cercare di non cadere all'interno di errori banali. Quindi forza Juve,
perché in questo momento l'unica cosa che posso fare è questa. Io l'anno scorso, nel momento più difficile della stagione, a inizio anno mi sono tatuato questo, perché la fede nella Juventus, l'amore nella Juventus non verrà mai meno, ed è quello che conta sempre di più, a maggior ragione in un momento di difficoltà in cui vedo che anche dentro la Juventus stessa gli stessi interpreti non sono così focalizzati su quello che dovrebbe essere la Juve. Per fortuna ci siamo noi, i tifosi della Juventus, anzi i tifosi in generale, vero cuore pulsante del calcio. Ciao ragazzi.